Allora, ragazzi, sarete distrutti? Sì. No, no, ma è solo per una intro. Allora, cerchiamo. Sarete distrutti. Complimenti, siete fantastici nel film. Cerchiamo di. Dai, proviamo un po' a smuovere le acque. Allora, ditemi il momento del vostro. Il momento più bello, ok, per voi di recitazione dentro il film. Quindi voglio, entriamo nel dettaglio, il sito per cui lavoro è iper specifico, quindi andiamo nel dettaglio, va bene? Sì. Vai. Bene. Allora, La scena, il sì, momento, c'è stato dimmi. allora il momento in assoluto che io ricordo con più emozione è sicuramente il primo giorno di set. E il primo giorno di set noi abbiamo girato la scena dove io e Viola vediamo arrivare Samurai dalla vetrata a casa e subito dopo c'è il dialogo tra me e Claudio sul pontile della spiaggia. Abbiamo fatto, credo, 458 take, sì, una cosa del genere. A un certo punto non sapevo più che cosa fare. Quando ho capito poi, a un certo punto, che Stefano me l'ha fatta rifare mille volte, non perché la facessi male, ma perché Stefano voleva vedere fino a che punto io potessi arrivare in quella giornata. E me lo ricordo davvero con tanta fatica, perché a un certo punto ho dovuto per forza dimenticarmi che era il primo giorno di set, per forza dimenticarmi che stavo recitando, non so come dire. Quindi mi ha innescato il meccanismo che probabilmente sarei andato forse a prendere un po' dopo. Invece quella cosa, quello stupro artistico che mi è stato fatto mi ha aiutato da subito a catapultarmi su quella cosa. Mi ricordo che il primo giorno che siamo andati sul set, Stefano ci ha abbracciato e ci ha guardato e ha detto: "Avete dormito?" E noi: "No, avete fatto bene", ci ho detto. Quindi quello me lo ricordo davvero. Ce ne sono ovviamente molti altri perché poi il film, essendo così tanto ben confezionato, e ogni scena davvero era veramente tanta roba, pure i 3 giorni che abbiamo usato per fare la scena dell'attentato al supermercato, cioè quella è stata una roba allucinante, faticosa, però quel giorno emozionalmente me lo ricordo in maniera particolare. Perfetto. Signora. Io pure sono veramente un po' indecisa perché è stato talmente tutto così forte e travolgente, quindi. Però forse in assoluto il momento in cui più di tutti mi sono emozionata è verso la fine, quando c'è la scena nella nostra casetta sul pontile. E devo dire la verità, perché ora non voglio svelare, perché poi non so se questa cosa chi la vede, se qualcuno ha visto il film, non ha visto il film, Ok, comunque non sia, svelare. non svelo. Comunque sia, il mio personaggio vive il momento, tocca il momento più difficile, più drammatico della storia. E io sono andata in analisi per quella cosa praticamente, cioè nel senso, ti dico, è successa una cosa strana, te la racconto, cioè Dimmi. praticamente è successa questa cosa, che faccio questa scena invece noi non l'abbiamo fatta 450 volte perché non c'era proprio nessuna possibilità, per me non c'era possibilità perché era una scena molto demanding, non so come dire, cioè, mi richiedeva tanto impegno, tanta concentrazione. Comunque la faccio una volta, Stefano arriva e mi fa: "Sì, manca qualcosa", dico: "Orca, manca qualcosa". La rifaccio una seconda volta e proprio veramente mi sono lasciata andare, ed è quello che poi si vede nel film, è la scena che poi avete visto. E sono stata un po' scioccata da quella, nel senso che proprio praticamente un po' rimosso quel momento. Cioè, la mia psicologa poi, tempo dopo, mi ha detto: "Ti sei dissociata". Perché io veramente mi stavo sentendo male, cioè, perché per fare una scena così, dove il personaggio si inietta una dose di eroina, poi vede quello che vede, insomma, dovevo, cioè, non c'era modo se non dissociarmi, non potevo farlo razionalmente. E quindi l'ho fatto come un animale, istintivamente, mi sono proprio buttata e ho sentito delle cose fortissime, meravigliose, incredibili, alla fine è quello che, insomma, quello che Stefano ha montato. Ottimo, grazie. Beh, dopo queste prime due, non so cosa immaginare adesso. Pure io, è quella che Sì, pensiamo? perché È stata tosta. quella scena è stata nel mio primo giorno, Ma non lo sapevo. sì. Ah, vabbè, no, aspetta, cioè, aspetta, il primo giorno in realtà ho girato per mezz'ora, quindi io quello non lo considero primo. E poi subito dopo c'è stata quella scena lì che è durata per 2 giorni di fila di notte, e quello è stato il mio primo giorno Allora, stiamo parlando della di sesso, scena stiamo sì, di parlando. nudo.
Bella e difficile. Difficile perché c'era da superare la timidezza, quel grande imbarazzo nel raccontare un qualcosa così terribile e così crudo al tempo stesso, e dopo anche raccontare poi come evolveva. Adesso non voglio dire tutto, però insomma anche raccontare la parte più drammatica, no? Dove il corpo doveva scomparire per forza, e soprattutto sotto effetto di droga, non essendomi mai drogata, non raccontare un'emozione così forte, la realizzazione di quell'emozione sotto l'effetto di una droga così forte è stato difficilissimo, devo dire che... Sai perché è grande quella scena? Perché raramente si vede una scena di sesso a tre dove ogni personaggio sta vivendo la scena a modo suo. Io ho percepito, certo, ognuno di voi tre è chiuso in un suo mondo, sì, totalmente. E quello è molto, l'ho trovato molto affascinante. Quella è stata la bravura poi di Stefano di metterci ognuno... E anche così raffinata poi, nonostante sia una scena, no? È raffinatissima. Sì, ma è raffinata, dire, tu girata in maniera raffinata. Che ognuno di loro tre la sta vivendo a suo modo. Quello è molto, molto di classe. Signori, basta, è finito. Grazie mille. Grazie.